Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ci siamo lasciati l'ultima volta che eravamo pronti ad andare avanti in questo punto. Ho visto le vostre risposte e mi è sembrato che chi vincesse la sfida, i vostri commenti sia: chi preferisce affrontare Balboa? Ismelda Mark. Affronterò Ismelda. Sono ancora in debito con lei per quello che ha fatto a Barnaby. Quando avrò finito con te, mi occuperò di quel traditore. Perché, se vi ricordate bene, Ismelda aveva fatto veramente delle cose molto brutte a Barnaby, ma in effetti anche Merula, quindi percepisco un autentico odio fra voi due. Sarà divertente, ma non dovrebbe essere divertente, assolutamente. Ricordatevi che fra poco, oggi pomeriggio, uscirà il video in cui rilascerò la versione modificata di Harry Potter Hogwarts Mystery per poter giocare con energia infinita e senza consumare le gemme per determinate cose. Non so se si potrà usare per... Non so se si potrà utilizzare per quanto riguarda gli animali, eccetera. Per esempio, in questo momento io la sto utilizzando per vedere un po' com'è, perché prima di darvela vorrei testarla. Ho notato che anche quando facciamo i duelli non spendiamo soldi. Andiamo subitissimo a duellare. Subitissimo. Preparati... era Rigpick. Preparati per il prossimo duello. Vedremo chi merita veramente di entrare nella prossima sala maledetta. Io vorrei ricordare che tu sei qui per impedirci di entrare, ma noi siamo subito aggressivi. E lei è difensiva, ovviamente. E quindi vediamo quanto è potente. Mamma mia, è potentissima. Ci brucia per quanti turni? Per un turno solo. E noi siamo ancora aggressivi. Accidenti, quindi lei è difensiva e aggressiva. E io vado ancora aggressivo. Ok, lei ha fatto un giro completo. E vediamo un po'. Altra riduzione. Small reduction in opponent. Direi che però invece facciamo un'alta riduzione. Facciamogli male. Oh, almeno ecco che spero. Depulso! Oh, gli abbiamo fatto abbastanza male. Grandissimi, perfetto. Io provo a fare ancora aggressivo, accidente. Quindi lei ha fatto un giro completo e poi è tornata su aggressivo. Quindi ora provo a... accidenti, dovevo continuare con la mia possibilità. Però a questo punto io... maledetta lei. È una maledetta. Speravo che avesse ricominciato il... mamma mia. Ci ha fatto malissimo. Devo per forza essere difensivo sperando... oh sì. Benissimo, e mi devo curare. Curare tantissimo. Ma veramente tantissimo. Ma di cura, com'è possibile che come incantesimo di cura è bombarda? Però direi che... forse Epismendo è quello che ci ha fatto più cura di tutto, anche se quell'altro è quello che ti diceva alta cura. Però secondo me Epismendo forse fa di più. Non lo so. Da altri duelli mi sembrava così. E infatti torniamo tantissimo, tiriamo su. Più ci dovrebbe rimanere... no, in realtà no. Allora, lei avrà ricominciato? Io lo spero. Sì, ha ricominciato il pattern, o almeno così sembrerebbe. Vediamo. Un bel flipendo o un Mobilus? Direi un bel flipendo. Flipendo! Oh, gli abbiamo fatto tantissimo, grandissimi. Ora, se lei ha veramente ricominciato il pattern, dovrebbe fare un bellissimo aggressivo. Ora, quindi noi siamo sulla difensiva. L'ha ricominciato davvero. Io non so se sia uguale per tutti questo pattern, però ricordatevelo ovviamente. E adesso questo incantesimo che nei libri non c'è, bombarda. Ma non fa tipo nulla bombarda, fa veramente schifo. Però è stata stordita. E ora io spero che con questo non ha proprio un pattern vero e proprio. Accidenti, però lei è stordita. Accidenti, maledetta. Ma io continuo all'infinito con questo qua. Prima o poi smetterà di fare aggressività, no? Intanto si cura quella... olle! Se stiamo attenti riusciamo a vincere. Allora, io vorrei finire con un Expelliarmus, ma ho paura che non bastava. E quindi finiamo il duello con un bellissimo... Depulso!
E abbiamo battuto Ismelda. Ciao Ismelda, ciao. Raccogliamo i 300 XP per noi. Ben fatto Balboa. Vorrei vedere un po' più di aggressività, ma quella arriverà col tempo. Signora, ma che problemi ha? La prossima volta che ci affronteremo lo faremo all'ultimo sangue, Balboa. Maledetta. Per oggi basta così. Riceverete una lettera prima del nostro prossimo incontro. Resta indietro, Balboa. Cosa vuoi fare? Vuoi uccidere tutti? Vorrei insegnarti un incantesimo. Oh, bene. È perfetto per i tuoi particolari interessi. Vuoi una lezione privata? Sì. Dai, vediamo. Seguiamola, visto che se dici di no questa si arrabbia. Certo, voglio imparare tutti gli incantesimi possibili. Per nostro fratello. Apprezzo la tua determinazione e sete di conoscenza. Riceverai un gufo quando sarà ora della tua lezione privata. Ma sembrava come se la facessimo ora. Intanto ti auguro buona fortuna per quando tenterai di entrare nella foresta proibita. Oh no, lei sa tutto. Lei sa tutto. Chissà se potremo andare avanti. Chissà. Ho paura che una volta finite queste due lezioni sarà la fine. Andiamo a farle. Ma ovviamente ve le salto perché, cioè, è veramente noioso. Vediamo un po' se c'è qualcosa da fare all'inizio. Gazza ha fermato un mio compagno mentre andava nella foresta proibita nel sonno. Meno male, qualcosa di buono lo fa. Ho paura di diventare l'assistente di Madame Rickpick, ma ho ancora più paura di dirle di no. Ma non credo che ti voglia, sai, vorrà noi probabilmente. Sto leggendo molti libri sulla... Oh no, maledizione, mi sembra di aver letto. Accidenti. Buongiorno ragazzi, oggi impareremo Vermilius, detto anche Scintille Rosse. È un incantesimo molto utile per chi si trova in pericolo di morte e vuole chiedere aiuto. Ah, questo è l'incantesimo che abbiamo utilizzato, cioè che ha utilizzato Harry nel duello tre maghi, quando dentro il labirinto ha sparato le scintille rosse per salvarsi. Evviva! Lo sapevo che ti interessava. Il suo entusiasmo mi allieta, Copper. E ora cominciamo. Ma ora l'energia la salteremo. 3 ore. Ma ora, oggi, ho la versione modificata, che vi ricordo che fra poco farò uscire un altro video in cui vi farò vedere come scaricarlo. Ed eccoci qua che abbiamo finito di fare questa fantastica lezione. Vediamo un po'. Dimostraci Vermilius, Balboa. Allora, è abbastanza complicato. Ho fallito all'ultima cosa che dovevo fare questo, perché ho sbagliato. Ho premuto il tasto di registrazione che mi ha fatto esplodere tutto e... Vermilius. Che bello! Ma che belline, però devo andare un po' più in alto nella realtà, mi sembra. O sbaglio. Molto bene! La prossima lezione tratterà di un incantesimo con cui potrete salvarvi da soli, invece di aspettare di essere salvati. Interessante. Lui vuole essere salvato. Spiacente di averti deluso, Copper. Potete andare. Credo almeno che sia questo il problema. Ma adesso andiamo a fare anche volo informazione come ultima cosa di oggi. E io spero che ci sia almeno un altro capitolo prima di poter andare avanti, insomma. Oh, eccoci qua, non c'è nulla da poter fare, nessuno ci vuole parlare? Accidenti. 8 ore, sono molto, molto triste. Vediamo un po' se c'è una piccola scenetta, che non sia quella normale, ma mi sa di no, perché di solito la scenetta è prima. Infatti, una scopa ben tenuta è una scopa più rapida. Torna al banco di lavoro, c'è del cuore delle scope. Insomma, andiamo da soli, va? Ed eccoci alla fine della lezione, bisogna fare gruppo e lavorare insieme. Oh mio Dio, quadrato, 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 cerchio, e abbiamo il trucco di Lara Croft. Oh, vediamo, questo gruppo però è da solo. Ah no, eccolo qua, volo informazione con Penny accanto a noi, bellissima lei. Altri 10 puntozzi qua e abbiamo finito la lezione, credo. Esatto, volo informazione, 10 puntozzi della casa, che siamo veramente molto molto indietro. E abbiamo completato il capitolo 4. Chissà se il capitolo 5 c'è. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Andiamo a scoprirlo insieme. Ho veramente paura. Sì, c'è ancora, quindi non è ancora finito. Abbiamo ancora 2 o 3 video. E spero
Dico, spero che quando finirò di fare il capitolo 5 avranno rilasciato il resto. Comunque, ragazzi, Max? Ah, non possiamo salire oltre i 50.000? Ho il massimo dei soldi, ragazzi. Ho il massimo dei soldi, non l'ho mai spesi. Credo, o forse ce li ha fregati questa applicazione. Non lo so, perché... Boh, prima eravamo ancora indietro. Voi l'avete notato sicuramente, i miei soldi sono aumentati o dall'inizio di questo video sono sempre stati al massimo? Non voglio andare a vedere all'indietro. Comunque ragazzi, andiamo a vedere, siamo al quarto posto nella casa. Quarto posto, mamma mia. 809 contro 1053. Mi dovrò dare veramente da fare con le lezioni. Dovrò fare un sacco di lezioni. Credo di aver capito che questa versione mi dia tutti gli abiti gratis. Interessante. Cioè, posso mettere tutti gli abiti che voglio. Ovviamente questi non posso perché non ho arrivato al livello. Come sono brutti. Come sono veramente brutti. Ma a me piace soltanto questi qua. Ehi, ma questo coso è tutto stracciato. Perché uno dovrebbe avere un mantello tutto stracciato? Figherrimo questo. Ma mi piace un sacco. Ma è veramente bello. Vi ricordo anche un'altra cosa, se voi scaricate l'applicazione per PC che c'è qua sotto sempre in descrizione in ogni mio video, il link per scaricarlo da PC, ottenete di vederlo più grande e giocare ovviamente da PC. Non so se si può giocare a quella modificata da PC, dovreste provare tramite BlueStacks e vedete le cose più grandi, tipo questo qua lo vedete molto più grande. Ma mi piace questa cosa, credo che terrò questo. Vediamo un po' che altro possiamo fare. Beh, io questi li ho scelti su di me, li lascerò uguali. Questi non li posso modificare perché mi tolgono l'affare. Andiamo un po' a vedere cosa posso fare. Le collanine. Oh, interessante, bello. Ma questo non lo sapevo. Questa l'abbiamo trovata, ce l'ha regalata. Questa cambia leggermente il colore. Questa è veramente oscena. Cioè, no, perché questo vuol dire, ehi, sono entrato nella sala maledetta, guardatemi come sono figo. Il boccino è veramente carino. Questa era vecchia. Io direi che mi terrò il boccino. Che dite ragazzi? Il boccino? Ditemi voi. Occhiali da sole. Ma sono veramente osceni questi occhiali da sole. Questi sono truzzo. Ma sono veramente osceni questi occhiali. No! Ai livelli più alti abbiamo il monocolo. Ma per quale motivo dovremmo avere il monocolo? Ma sono veramente brutti. Ma brutti, brutti davvero. Mamma mia. Vabbè, però sono truzzo, cioè veramente grandissimi. Posso avere i guanti? Oh mio Dio, ma sono un po'... Ciao! No, assolutamente. Un orologetto, un altro orologetto. Direi che terremo l'orologetto, ma quegli altri, questi sono veramente schifo. O il braccialetto. No, direi che prenderemo un orologetto. Quale? Questo che si intona col colore. Che dite, ragazzi? Vi piace il... Come faccio? Ok. Oh! No, 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 assolutamente no, ho sbagliato. Vi piace il mio nuovo look così? Che ne dite? Eh? Con questi occhialini, il boccino e l'orologino. Tac, in un attimo si va a Milano. Che dite? Io dico fatto. Ed è tutto per la modica cifra di 0 dollari. O 0... le monete del gioco. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Per oggi è tutto, ricordatevi di seguire i miei social, è da un po' che non vi dico di seguire il mio canale Telegram, il Pixel Matto, andatelo a dare un'occhiata, che ne vale la pena, insomma, vi rilascio sempre le cose, nuove notizie, quando escono i video, molto interessante. E poi, insomma, vi sto dando anche la versione modificata, dai, un saltino su Telegram, io lo farei, oltre che su Instagram, che c'è il mio quizzone fantastico, un bellissimo lampo, mi sa che pioverà, quindi meglio chiudere le persiane. Quindi Telegram, Instagram e Facebook, tutto di nome il Pixel Matto, ricordatevi il mio quizzone, ricordatevi tutto il resto, ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery, per oggi è tutto, fatto misfatto.